formiche di filo. Questo è un tutorial di cucito per la casa. In particolare vi mostrerò come realizzare un copricuscino per una poltrona. La poltrona ha una forma abbastanza particolare perché è semicircolare sul retro e poi piatta ovviamente sul davanti. È quella che avete visto nelle foto iniziali di questo video. Vi mostro quindi come ritagliare i vari pezzi per adattarli al cuscino particolare che abbiamo, come applicare una cerniera sulla parte posteriore, in modo tale da poter togliere agevolmente questo copricuscino. La cerniera è stata applicata in modo tale da essere, diciamo, invisibile all'esterno. Quindi vi faccio vedere questo piccolo trucchetto. Se vi interessa, vediamo insieme come fare. Cuscino non è sfoderabile, quindi diciamo poco pratico. Ho deciso di farne invece un rivestimento che sia sfoderabile qui sulla parte curva, perché questa qui sarà la parte frontale della poltroncina. Quindi metterò qui sul retro una cerniera. Sopra la metterò per tutta questa lunghezza qui. Retro del cuscino, su questa parte curva, devo posizionare una cerniera. La misura della cerniera, vedete, deve prendere tutta la parte in modo tale da poter sfilare agevolmente il cuscino. Nel mio caso è di circa 50 centimetri. La parte alta e la parte in basso del cuscino, io prendo il tessuto, lo metto in doppio, sovrappongo il cuscino al di sopra e utilizzando una matita vado a riportare tutto quanto il contorno del cuscino. E poi vado a tagliare ad 1 cm da questa linea che ho tracciato, quindi in questo modo rimane il margine di cucitura. Tengo ben fermi i tessuti utilizzando degli spilli e soprattutto qui sulla zona che è dritta, con una squadra traccio per bene questa linea qui. Traccio in modo tale da non avere indecisioni su questa lunghezza. E poi c'è tutta questa linea qui curva. Ora, utilizzando le forbici, vado a ritagliare ad 1 cm qui tutto attorno dal bordo. Per fare questo posso utilizzare questi cartoncini, trovate il tutorial qui sotto il video, oppure se avete questi marcatori potete tranquillamente marcare ad 1 cm e poi ritagliare lungo quella linea. Se invece avete queste squadre, potete utilizzare queste squadre in modo tale da lasciare proprio 1 centimetro, 1,5 centimetri come bordo di cucitura. Ho ritagliato le due parti, come vedete, lasciando proprio questo margine di 1 centimetro, 1,5 centimetri tutto attorno. Per realizzare questa parte frontale, prendo un pezzo di tessuto, metto il dritto sul tavolo, lo posiziono in questo modo e vado a tracciare tutto il contorno. Oppure, in alternativa, misurate l'altezza e la lunghezza e riportate questo rettangolo qui sopra. Se avete poggiato il cuscino e ricalcato il contorno, mi raccomando, utilizzando una squadra, ripassate per bene queste linee in modo tale che rimangano comunque ben parallele e ben ortogonali su questi laterali. Ora, a tutta questa misura, vado ad aggiungere 1 cm di margine di cucitura tutto attorno e quindi a ritagliare il pezzo. Ecco qua il pezzo ritagliato ad 1 cm dalla linea che avevo tracciato, 1 cm tutto attorno. Ora applicherò la cerniera sul tessuto. In particolare ho ritagliato la cerniera di 60 cm, che era la misura per me ideale, e poi ho ritagliato due fasce di tessuto che hanno la stessa lunghezza più o meno della cerniera, un po' di più in realtà, ma poi si toglierà quell'eccesso. E per quanto riguarda l'altezza, questa prima fascia, che è un pochino più stretta, è poco più della metà della fascia che metterò sul davanti. Questa è circa il doppio, perché questa andrà poi posizionata in modo tale da coprire la cerniera, quindi in maniera orientativa servirà per coprire la cerniera e per non renderla visibile. Ma vediamo come si applica.
Una fascia, metto la cerniera dritto su dritto ed effettuo una cucitura con il punto dritto utilizzando il piedino per le cerniere. Mi sono mossa così a bordo piedino con l'ago verso la cerniera stessa, all'interno della cerniera, ed ho fatto tutta questa cucitura fermando all'inizio e alla fine. Ora giro in questo modo utilizzando il ferro da stiro, appiattisco bene ed effettuo un'ulteriore cucitura di ribattitura su questo lato qui, sempre con lo stesso piedino. Questo sarà il risultato, quindi ben rifinito, sia su un lato che sull'altro. Ora applico l'altro pezzo di tessuto, sempre sistemandolo qui, mettendo dritto sulla cerniera. Metto per bene qui a bordo. E come prima effettuo prima una cucitura con il punto dritto dall'inizio alla fine della cerniera. Per chi con cerniere così grandi in genere non ci sono problemi alla macchina da cucire per spostare il cursore, si passa tranquillamente. Se però avete per qualche motivo delle difficoltà ad applicare la cerniera, vi invito a vedere il tutorial che trovate qui sotto al video per l'applicazione delle cerniere. Tutta quanta la cerniera e qui il tessuto su di questo lato più lungo lo vado a posizionare in modo tale da arrivare da raggiungere quest'altra cucitura e quindi da coprire tutta quanta la cerniera stessa e poi blocco in questo modo qua. Faccio questa operazione fino ad arrivare qui in fondo, quindi la sistemo per bene così. Questi spilli, vedete, vanno proprio su quest'altra parte della cerniera. Da stiro vado ad appiattire bene tutte queste parti prima di andare alla macchina da cucire. Per realizzare questo mini asse, che è utilissimo, trovate il tutorial sotto al video. Macchina da cucire, effetto una cucitura proprio su tutta questa lunghezza. Faccio attenzione a prendere come riferimento gli spilli, che come vedete sono applicati proprio sulla cucitura, quindi ben posizionati. Quindi sul davanti guardo lo spillo e mi oriento con lo spillo, mantenendo la stessa distanza da questo bordo qui. Per effettuare questa cucitura, ovviamente ho preso come riferimento gli spilli che avevo sistemato, però con il piedino in maniera naturale questo si poggerà, vedete, a questa parte alta della cerniera e quindi andrà sostanzialmente dritto su tutta questa lunghezza. Fermate poi il punto all'inizio e alla fine ed ecco qua la cerniera che rimane perfettamente nascosta nella parte poi posteriore del cuscino. Prendo il tessuto che ho preso per la parte frontale, lo vado ad allineare qui nella parte bassa, in quella che è anche più stretta, così, e vado ad eliminare questo eccesso qui di tessuto. Posso farlo direttamente così direttamente. Ora questa fascia avrà la stessa larghezza, altezza di questa qui che andrà sulla parte frontale. Per rifinire questa parte qui che non avevo rifinito all'inizio, in particolare mi metterò oltre la cerniera e utilizzando questa squadra allineo per bene a questo lembo, ma anche alla parte esterna. Vado a tracciare questa linea. La vado ad eliminare. Ecco qua. E quindi ho eliminato con precisione. La stessa operazione si fa su quest'altro lato.
Vado per lavorare meglio, sposto il cursore verso il basso e riavvicino in questo modo i tessuti e poi faccio sempre attenzione a dove finisce il cursore, allineo allo stesso modo, traccio e poi ritaglio il pezzo. La parte qui della cerniera ora perfettamente ritagliata, devo attaccare su un lato una fascia di tessuto che ha la stessa altezza di questa. La vado sostanzialmente ad attaccare in questo modo su questo lato e la stessa quantità l'attaccherò su quest'altro lato. Come calcolare questa quantità? Allora, partendo dal cuscino, misuro sulla parte, questa è la parte frontale, vado a misurare tutto questo laterale partendo con il centimetro in questa maniera fino a quest'altra parte del cuscino e trovo 1,35 m. 1,35 m, guardate, io lo posiziono qui su questo pezzo di tessuto fino ad arrivare qua e trovo la misura dei due lati che mancano, quindi sovrappongo quest'altra parte del metro su questa ed ecco qua che trovo proprio qua nel mezzo 43 centimetri. Attenzione, a questi 43 centimetri devo però aggiungere 2 centimetri di margine di cucitura, quindi dovrò fare questi due pezzi laterali lunghi 45 e 45 centimetri. E ecco, ritaglio due fasce che avranno la stessa altezza, vedete, e di lunghezza 45 centimetri, cioè la misura che ho trovato. Quindi metto dritto su dritto. Sistemo con gli spilli e vado a fare la cucitura su questo lato e poi su quest'altro lato la stessa operazione. Prendo sempre questo dritto su dritto, tengo ben chiusa questa parte qui e anche in questo caso effettuo una cucitura con il punto dritto. Allora ho fatto un bel punto dritto e poi un punto a zig zag per evitare che sfilacci sia su questo lato che su questo. E questo qui è il risultato. Cerniera e in più queste fasce qui. La parte con la cerniera così, dritto su dritto, unisco questo lato con un punto dritto e quest'altro qui sul lato opposto, sempre unito con un punto dritto. Prima ho fatto il punto dritto e poi il punto a zig zag per rifinire, ovviamente su tutti e due questi lati, ed ottengo sostanzialmente un anello che vado ad unire alle parti superiori ed inferiori. Su questa fascia qui esterna è bene unire l'inizio e la fine ed individuare questa parte qui centrale con un piccolo segnetto. E la stessa cosa da fare su questa parte che andrà sovrapposta, cioè questa qui è il pannello superiore. Si fa coincidere l'inizio da qui, si fa coincidere tutto il laterale e praticamente si fa anche in questo caso un piccolo segnetto e poi si vanno qui ad unire e dopo come conseguenza si vanno a ridistribuire tutti l'altro tessuto. Questo vi aiuterà tantissimo per fare un lavoro veramente preciso e ben posizionato. Questi due punti che abbiamo fatto coincidere, vado a sistemare tutte le mollettine, prima sulla parte qui curva e poi cercando di distribuirlo bene. Qui ne mettiamo qualcuna in più, qui qualcuno in meno perché è la parte dritta. Perfettamente fatto questa sezione, ora si passa a quest'altro lato qui. Quindi sempre partendo da questa parte curva che abbiamo fatto coincidere, si va verso la parte qui sulla parte frontale. È questo qui che si trova all'angolo. Unire questo comporterà che io prenda questo tessuto, lo metta in questo modo e effettui la cucitura fino a quella che ho qui in basso, ago in basso e inizio a girare e a cucire in quest'altra direzione. Quindi la cucitura resterà all'interno qui, sia su quest'angolo che su quest'angolo qui.
Quindi, sistemato tutto questo pannello, si passa alla cucitura con questi accorgimenti e ovviamente ad applicare anche sull'altro lato allo stesso modo in maniera completamente perfettamente uguale. L'accorgimento che vi consiglio prima di applicare questi e andare a cucire è lasciare aperta la cerniera per poter poi risvoltare come sto procedendo con la cucitura. Guardate, io sono partita da qui è aperto e ho fatto tutta questa parte qui che curva fino ad arrivare di nuovo qui sulla parte frontale. Ora vado con questa cucitura qui frontale, quindi la parte che va nell'altra direzione la blocco e la blocco anche di qua e poi vado con questa qui. Bene tutte le parti, faccio un bel punto a zig zag per rifinire per bene. Se avete la macchina tagli e cuci va benissimo rifinire con la macchina tagli e cuci e quindi attraverso la cerniera risvolto. Ecco qui il cuscino perfettamente rifinito. Questa sarà la parte frontale che si vedrà. Questa è la seduta e sul retro c'è la nostra cerniera perfettamente occultata. Quindi basterà aprirla e prendere all'interno il cuscino. Io direi che sono molto 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 soddisfatta. Bene, io sono veramente contenta del cuscino che ho realizzato. Se questa idea è piaciuta anche a voi, mi raccomando, lasciatemi un like, condividete questo video, iscrivetevi al canale. Vi saluto, vi abbraccio, al prossimo tutorial. A presto.